Amici lodatori del sole, io sono felice, siamo tornati sulla rubrica Happy Gamer. Oggi con un gioco indie random, ovvero Shovel Knight, nel quale vi farò vedere se riesco tutto il primo livello. Lo sto registrando con un metodo particolare perché mi ha dato qualche problema, e quindi alla fine del video vedrete che dovrò mettere un attimo poi in pausa il programma, quindi perdonatelo, ma era l'unico modo che mi permetteva di registrarvi questo splendido gioco. Cos'è Shovel Knight? Per chi non lo conoscesse, è un gioco indie, in stile molto retro direi, che fonde elementi dei primi Castlevania con un po' lo stile dei vecchi giochi di Mega Man, e capirete subito il perché. Ovviamente il tutto con un mix di fantasia che rende il gioco ovviamente non scontato, e per questo direi oggettivamente molto apprezzabile. Quindi è un gioco che vi invito sicuramente a provare. Questo gameplay lo farò in un modo un po' particolare, eviterò di commentare, quindi semplicemente giocherò facendomi vedere in modo, come dire, un po' stile run, ecco, stile un po' speedrun, il primo livello, così potrete apprezzare a pieno quello che è questo gioco, che davvero non ha bisogno di commenti. Quindi davvero vi invito a guardarlo e commenterò proprio solo lo stretto necessario, anzi se ci riesco farò l'intero speedrun del livello quasi dicendo nulla. Bene, ora bando alle ciance e facciamo start game. Facciamo profilo numero 1. Ovviamente sono raffreddato. Mettiamo come nome E, che sta per Every Eye. E partiamo. Ecco qua il nostro personaggio. Ora godiamoci la profondissima storia.
bug OP che mi fanno scomparire nel vuoto, se avete visto, vabbè, lasciamo stare. Siamo al boss. Ecco, questi saranno i momenti dove assomiglierà molto a Mega Man invece. Scompaio nel nulla. Quello che mi ha fatto cadere prima. Quando vengo colpito, scompaio nel nulla per qualche motivo. Bam. Abbiamo battuto il boss. Yeah. Se la dà gambe, giustamente. Bene ragazzi, abbiamo completato così il primo livello. Spero che questo gioco vi piaccia. Come vedete, mischia molto bene le dinamiche di Castlevania e di Mega Man con un pizzico di originalità e anche un po' di umorismo che mi piace molto. Non è un gioco facilissimo, ma nemmeno difficile, quindi la difficoltà è mixata bene. Non diventa frustrante, a parte quello strano bug che non capisco perché. Quando venivo colpito diventavo invisibile, automaticamente non riuscivo più a dirigermi, a capire dove ero, e quindi cadevo nel vuoto perché non potevo più direzionarmi. Ma penso lo fixeranno presto sicuramente. E niente, che altro dire, provate questo gioco, ve lo consiglio, commentatevi, fatemi sapere se vi piace, se magari volete un altro paio di video sul gioco. Devo dire che a me piace molto e non vedo l'ora comunque di andare avanti anche per conto mio. Bene, qui da Felice la rubrica Happy Gamer è tutto, evriai.it, iscrivetevi al canale e bye bye!